soprattutto di rosso-blu, come vedremo. L'ouverture farebbe credere a spartiti già disegnati. Alla quindicesimo, apertura di Bergomi e sul filo del fuorigioco la littorina Matteus deraglia a contatto con Braglia. Il capostazione Nicchi decreta il calcio di rigore. Matteus, 9 centri, realizza. Battistini giostra da libero, viste le assenze di Mandolini e Ferri. Paganini e Bergomi si alternano su Scuravi ed Aguilera. Il centrocampo nero-azzurro soffre le puntate rosso-blu. Al 24esimo il diagonale di Eranio viene corretto in rete da Branco. Fuori gioco e sospironi da parte di Zenga, la cui dieta in seguito risulta vincente sull'eccesso di carboidrati assunti da Scuravi. E come vediamo, il cecoslovacco ingaggia con Bergomi una lotta a gomito di ferro. Il Genoa dispone a piacimento degli avversari che subiscono sulle zolle e su quel poco green che rimane a San Siro. Pizzi alla mezz'ora prova a rompere ritmo ed indugi. Breme e Bianchi arginano o provano a farlo, Branco, Ruotolo ed Eranio. Pallone preso spesso a zuccate sugli angoli e dal 40esimo Torrente ed Aguilera farfalleggiano tra le statuine nerazzurre. Insomma, Genoa padrone del campo, Inter delle proprie paure. Aguilera tra i piedi e sulla chioma bruna l'opportunità del pareggio. San Siro, sotto forma di Bianchi, aiuta i fedeli. E Bagnoli, che al Meazza non ha mai vinto, se la prende con gli inermi. Nella ripresa la Befana per i nerazzurri giunge sotto forma di Caricola, che ingannato da un falso rimbalzo lancia Klinsmann. Il 2-0 giunge dopo arroventate accelerazioni. È un po' di gloria per il tanto bistrattato biondo tedesco. Protagonista anche l'undicesimo di un sinistro trovato e neutralizzato da Braglia. Il mancino Pizzi, poco prima di essere rilevato da Stringara, azzecca l'angolo. Ancora Braglia a librarsi in volo. Il match stancamente sopravvive e nemmeno la rete di Eranio, che virtualmente lo chiude al 27esimo, ne fa lievitare il finale. L'urlaccio di Zenga ci fa capire come la capolista sia sì tornata al successo, ma viva ora su precari equilibri. Eppure questa squadra che vince non convince. Oggi no, non abbiamo convinto, questo lo sappiamo tutti, ma partite come oggi capitano ogni tanto. Meno male è andata bene, abbiamo fatto 2 punti. E questi punti alla fine contano. Stefano Eranio, un gol, se mi consenti, da numero 10, non da numero 4. Per niente, sono contento di questo, che è un po' di soddisfazione, ma la sono tolta perché ho fatto il gol al numero 1 d'Italia. Diciamo che la partita l'abbiamo persa inizialmente, che non abbiamo sfruttato al meglio certe occasioni che difficilmente ti capitano nuovamente. Senti, questa squadra forse ha bisogno anche di qualcuno che faccia la voce grossa sul campo, perché spesso e volentieri si smarrisce e non è da capolista. Sì, qualche volta ci sbilanciamo un po' troppo e la mia voce rauca, che tu sai, dopo ogni gara, inevitabilmente proprio per questo motivo. Diciamo che siamo portati eccessivamente individualmente ad andare sempre di là e qualche volta ci troviamo in linea da destra a sinistra, da Breme allo stesso Bianchi, più i 3 centrocampisti, e quindi quando si perde palla in mezzo non abbiamo un certo filtro.